Paura. Hola, benvenuti in questo nuovo video. Come leggete dal titolo, oggi proviamo diverse novità, ma in realtà non so nemmeno io cosa utilizzeremo perché mi è arrivato sia Wycon, Pupa, Lotte London, Kiko e quindi sono in balia di tutti questi brand. Vi ho chiesto anche su Instagram cosa preferivate vedere prima e da quello che ho capito i brand che più vi interessano sono Lotte London e Wycon. Mi sono arrivati diversi prodotti, quindi penso che utilizzerò quelli che mi ispirano di più, proprio così a prima occhiata, e vediamo un attimo che video uscirà fuori. Prima però voglio iniziare dalla base. Qua è uscito solo un nuovo fondotinta economico e quindi direi subito di andare a provarlo. Il nuovo fondotinta di Astra, The Universal Foundation, è la prima volta che Astra lancia un fondotinta con così tante colorazioni, quindi direi un applauso a Astra, che è molto molto scure, molto molto chiare. Ottimo, ottimo, ottimo. Che tonalità mi hanno dato in full size? Vediamo subito. Questa qui è la 8. Vediamo se è giusta, in caso prendo un campioncino di quelli più piccoli. In realtà è un po' scura. Proviamo la 6. Sono strapiccole. Mi sta continuando a cadere tutto dalle mani. Con sto orecchio a sventola poi. Sì, direi che la 6 è già meglio. Ah, è ossidato. È diventato un po' arancino anche lui, sapete? Quindi voglio provare anche il 5. Spesso i fondotinta liquidi ossidano, quindi è sempre meglio aspettare un pochettino per vedere effettivamente una volta asciugato che colore diventa. Vedete come si è già scurito? È giallino, quindi penso che vada bene il 5. O vogliamo fare una prova anche del 4? Ok, alla fine della storia, secondo me il 4 è il colore più azzeccato. Ha giudicato quindi lo 04N. Lo vado ad applicare un pochino su tutto il viso. Leggiamo però cosa promette. Fondotinta della copertura modulabile, corregge senza appesantire sublimando l'incarnato. Contiene l'esclusivo Oxygen Complex, un complesso che garantisce ossigenazione all'epidermide, favorendo il rinnovo e l'elasticità, oltre ad agevolare la rigenerazione cellulare. Voilà! Allora, sì, devo assolutamente aggiungerne perché ancora vedo le mie varie discromie che ho qui soprattutto, ma anche qui. In questo periodo forse sto esagerando con i dolci. Però mi sembra veramente sottile come texture. Assuma, 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 assuma. Provo a prendere questo qui di Zoeva che è bello compattino e vediamo se riusciamo ad avere più coprenza. Che così assolutamente non mi basta. Cioè, a me piacciono i fondotinta leggeri. Il problema è che devono coprire leggermente i miei rossori, perché sennò, cioè, guardate, spero che si noti qua nel naso, sono ancora rossina. Vabbè, questa è la massima coprenza che sono riuscita a ottenere. Finish bellissimo, mi piace un sacco questo effetto naturale luminoso, però appunto ho bisogno di più coprenza in alcune zone, quindi andiamo con un correttore. Questo fondotinta secondo me è l'ideale per chi non ha molte discromie da correggere, ma vuole comunque uniformare leggermente l'incarnato. C'è scritto che è modulabile, ma nonostante io sia andata 3 volte, i rossori sono rimasti comunque. Ora possiamo andare a utilizzare la palettina Conceal e Contour. Andiamo ad utilizzarla direttamente per fare contour, utilizzando questa tonalità qui, quindi non la più scura ma quasi. E magari possiamo anche andare a illuminare con la tonalità più chiara. Ora vediamo. Lo applico un pochino e poi con la spugna lo andiamo a sfumare. Si sfuma molto velocemente, come vedete. Già che ci sono, proviamo anche il colore più chiaro, tanto oggi è una giornata di test per andare a illuminare, quindi in questa zona e poi anche su fronte, naso e mento. Sono molto cremose come texture. Ok,
Vado a fissare con un po' di cipria, non ho nessuna cipria low cost nuova, quindi la fisso con una a caso mia. Allora, come palette, cosa ci cacciano i brand per Natale? La Supernova di Wycon, molto carina, molti colori. So che il prezzo non è estremamente low cost, infatti è prezzo medio-alto per una palette comunque di Wycon. Queste sono le tonalità, devo ammettere che è molto carina, non è natalizia, nonostante questa sia una collezione natalizia, però voglio utilizzarla appunto per creare un bel look. Mentre per quanto riguarda l'Hotty London, avendo due palettine, scelgo quella che mi piace di più, che è sicuramente, in realtà sono molto indecisa, sapete perché? Perché di questa mi piace tantissimo questo colore qua, l'ho sbocciato prima perché mi ispirava già un sacco e sembra veramente veramente carino, però gli altri colori insieme, niente di che, soprattutto questo colore non mi ispira, viola così insieme agli altri, dici vabbè, perché me lo metti? Questa è molto più carina secondo me da avere, più calda, si chiama Sahara, mentre l'altra è Fantasy, però è molto, sì, basic, tutti abbiamo questi colori nella nostra makeup collection, quindi penso che alla fine userò lei, senza ogni, proprio fuori dalla mia comfort zone che sceglierei subito questo, però dici vabbè dai, per cambiare, proviamo lei, no? Proviamola. Intanto sono super cremosi, ma mi sembrano tutti un po' scimmerini, esatto, sono satinati, non sono opachi. A questo punto questa è da mixare, una palette che già avete. Comunque io vi mostro gli swatches perché secondo me è molto molto carina, però non è da utilizzare da sola, purtroppo. Zelavi, madonna. Cioè, stavo swatchando questo colore, ma si è staccato a pezzetti. Aiuto, ma che è? Quindi andiamo avanti con gli swatches, sono 6 ombretti, i prezzi ve li lascio qua da qualche parte, sempre se li trovo, perché con l'Hotty London è sempre un po' difficile trovare i prezzi. Sì, secondo me il viola potevano decisamente risparmiarselo. Che belli questi swatches che non vedrete niente, ora faccio la clip col telefono. Quindi una volta swatchata, ho fatto bene a swatcharla, penso che utilizzerò l'altra, perché questa qua non mi ispira, usata così da sola, via. Andiamo a prendere quindi il primo colorino. Quindi facciamo un occhio Lotti e l'altro con Wycon. Sembrano anche ombretti molto semplici da sfumare e da stratificare. Poi con un altro pennellino, un po' più a punta, vado a prendere il marrone. Questo è un po' scimmerino, non è proprio opaco. E andiamo a scurire l'angolo esterno, facciamo un classico look. Sì, vedete, questo è satinato. E non mi fa impazzire per andare a intensificare, però abbiamo lui, quindi utilizziamolo, vediamo cosa esce comunque. Secondo me a molti brand piace avere i colori satinati per andare a scurire comunque l'angolo esterno, ed è una cosa che io non faccio praticamente mai. Penso che stia facendo un po' macchia. Yuppie, yuppie. Ora, dei colori shimmer, voi quale prendereste? Allora. Cioè, guardate come sono belli visti così. Io ho paura a metterli sull'occhio perché potrebbe creare tipo un po' effetto grumo, no? Però visti così sono proprio belli. Vado a dire che andiamo di lui e poi di lui. Questo rosatino con l'arancione non mi ispira tanto. Hanno anche lo specchietto comunque, le palettine. Io andrei col dito picchiettando per non avere troppo pigmento. Ed è bellissimo. Very, very bello questo colore. Mi dispiace giusto per questo marrone scuro. Per il resto, sia il pescato che questi shimmer così col dito sono top. Ora andiamo con l'altro colore. Ma la bellezza. Adoro. Ma vi ho detto che è la collezione di Lotti London per Lila Loves? Forse no. Bello, mi piace, mi piace. Ecco quello che temevo, no! Cioè, vedete che proprio si toglie a pezzi se andate troppo pesanti. Non dovevo prenderlo col pennello, cavolini. Perché non riuscivo ad andare nell'angolino precisa.
Comunque, questo è il look terminato. Mi piace molto. I colori sono veramente bellissimi, applicati nelle giuste dosi. Vedete, qua stavo già facendo il buco col pennello. Sono molto cremosi, un po' si sfaldano proprio. Ora passiamo all'altro occhio, che stiamo già qua da non so quanti minuti. Allora, tonalità completamente diverse, molto più fredde. Abbiamo anche due glitter, molto carini anche questi. Questo colore mi ispira tanto. Facciamo anche qua. Un po' di swatches, bellissimo questo. Questo colore è molto natalizio, questo pure. Per il resto non ci vedo niente di Natale. Cioè, oltre a questi due colori, cosa vi richiama Natale? A me niente. Fatto sta che io, allora, voglio provare questo colore qui, che diciamo è un po' più pazzerello, perché se andare sul lilla, su questi colorini caldi, no, dai, proviamo questo, anche se anche questo non c'entra molto con il resto, ma ok. Voglio azzardare. Non voglio andare sullo classico come abbiamo già fatto di qua. Che diciamo che sono andata molto sul sicuro. Come colore per la transition, vado a prendere Leo, che è un colore molto più. Scherzavo, non si vede su di me. Quindi Orion, che è questo colore qua. Ok, sì, questo si vede decisamente di più. Bellissimo lo specchio, molto molto grande. E molto polverosi gli ombretti. Lo su un po' con Andromeda, che è un po' più chiaro, giusto qui verso l'esterno. Andiamo a prendere appunto Celestial. È un azzurro abbastanza power. Facciamo un elo con Celestial, quindi lo applico sia di qua che di là. Cioè, ho deciso di scegliere questo colore solo perché non capivo il senso con il resto dei colori, quindi volevo provarlo, ma effettivamente non so cosa uscirà fuori. È semplicemente una prova. E c'è Brachy che ha chiuso fuori e continua a rompere. Spero non vi dia troppo fastidio, io ormai sono abituata ai suoi abbai e quindi non ci faccio più caso, però capisco che possa dar fastidio sentire un cane che abbaia tutto il tempo. Non mi sembra che si voglia sfumare molto bene. L'unico modo è picchiettare. Ma comunque rimane un po' macchiette qui, si toglie un po'. Hai voluto rischiare, Melissa? Ma te lo tieni. Vabbè, andiamo con i glitter Pegasus che risolverà tutto, spero. Anzi, no, aspetta però. Metto il blu Celestial anche qui e poi ci vado sopra. Ho paura che sennò si veda tipo il correttore sotto. Picchiettiamo questi glitterini. I glitter sono molto carini. Sono un po' verdi, un po' champagne, un po' tutto. Si vedono? Spero di sì. L'unica roba decente di questo look. Poi con questo pennello prendo i violetta di prima e vado a intensificare qui sotto. In questi casi mi struccherei e ricomincerei, no? Però, essendo che è la prima volta che la provo, io mi accontenterei, ecco. Ci sarebbe anche questo qua. Secondo voi sono così masochista da provarlo? O lascio stare? Proviamolo! Faccio una sorta di eyeliner glitterato. Magari è quella pazzia che ci dona. Molto carino! Non con questo look, ma lui è molto carino. Mentre di Lotti London abbiamo questi che sono particolari perché si chiamano glitter eyeliner, però non hanno l'applicatore dell'eyeliner perché vedete è molto grosso rispetto a un eyeliner classico. Quindi penso semplicemente che lo andrei ad applicare un po' all'angolo interno. Ci sono tre tonalità in totale, una più chiara bianca, una più bronzata e questa più rosata. Penso che andremo con la bronze, questa è Rich qua. Un colore carino, però forse un po' troppo scuro. Questo andava messo da solo su tutta la palpebra, però vabbè. Dai, ci sta comunque. Vediamo il colore chiaro invece nell'angolo interno. Magari lo mettiamo in entrambi gli occhi. Come sarà?
Non è super scrivente questo qui, più chiaro, però dà un bel tocco di luce. Ne aggiungo ancora un po' di più di qua, che una volta sfumato è un po' trasparentino, non è troppo power. Mascara. Lotte London non ha fatto nessun nuovo mascara, quindi proviamo questo qua di Wycon, Fireworks. Lo scovolino è particolare perché è piatto da questa parte, mentre di qua è più alto, vedete? E invece questo, la punta è come un mascara classico, rotondeggiante, come si può dire. Quindi è un mix di mascara. Proviamo. Proverei prima la parte piatta. Mi sembra che dia più colore, quindi volumizzi. Mentre questa qua più lunga dovrebbe allungare, credo. E questo dovrebbe servire per gli angolini più piccoli. Funziona però. Utile. Non mi sembra malissimo, ma cerco più lunghezza io. Come prima occhiata non mi sembra malissimo, è molto normale. Niente che dici wow. Per quanto riguarda il viso, in realtà abbiamo soltanto blush di Wycon perché Lotte London ha solo illuminanti. Eccoli qua. Quindi andrei direttamente col blush sia di qua che di là. Prima però mettiamo un po' di terra. Dovrei fare anche le sopracciglia. Vabbè, le faccio dopo. Un po' secco. Questo sarebbe il colore preso in botta, mentre così sfumato. Carino, non è uno dei colori che utilizzo di solito, ma vediamo il viola. Sapete che forse preferisco il viola? No, non è vero, preferisco questo. Metto anche un po' sul nasino, prendo il pennello della cipria e vado a sfumare meglio. Quello è meglio, I don't know. Allora, per quanto riguarda gli illuminanti di Wycon, cioè, tipo, secondo me è un po' impazzito perché ha lanciato questo qui, che praticamente è solo glitter, che secondo me, cioè, si può usare solo sugli occhi o se si fa un look proprio extra in un certo ambito, ma così. Non lo so, però è fighissimo, questo lo terrò sicuramente. Mentre per quanto riguarda illuminanti normali, abbiamo questi due. Uno un po' più strong, ovvero questo qua, mentre l'altro più soft. Io farei soft e magari un po' di strong sopra, perché lo strong è anche rosato, quindi. Evviva! Miracolo! Allora, prendiamo un pennello per l'illuminante. Non riesco a fare dei video seriamente. Andiamo quindi con l'illuminante più soft. Ci sta? Io avrei visto benissimo un blush rosso. Vi giuro, queste collezioni natalizie senza un pochino di rosso, ma giusto un tonino, non le acquisterei per principio. E andiamo con l'altro colore sopra, poco perché mi sembra veramente power e un po' scurino per me. Bello, boia. Questo è carino, ci sono i glitter all'interno, quindi vi deve piacere un po' il genere. È proprio come se ci fossero dei glitter rosa. Però è molto power. Che dite? Non è male. Andiamo invece con quello di Lotte London, che già rientra un pochino di più nelle mie corde, perché ci sono quattro illuminanti diversi, quindi si fa un mischione, oppure si può andare anche singolarmente, io farei un mischione. Guardate che carino questo. Mi piace, si chiama Glazed Donut. Fast Glam, ve l'ho fatta vedere? Ve l'ho fatta vedere da vicino, forse no. Questa è Fast Glam. Faccio un po' un mix con l'altra parte. Togliamo un po' l'eccesso, voilà. Non ha lo specchio. Mi volevo specchiare, ma. Ah, però. Secondo me con un pennello non così a ventaglio, ma più piccolino, è ancora meglio. Però è bellissimo. Cioè, è veramente super pigmentato, evidenzia un pochino la grana, penso si noti, però ne ho aggiunto anche un po' tantino. Forse qua si nota meno la grana. Però è davvero bello.
Molto luminoso. È arrivato il momento dei rossetti. Allora, per quanto riguarda Wycon, ne abbiamo due. Uno liquido, più lillina che riprende i toni della palette, e uno più rosato in stick. Molto carino questo qua. Mentre per quanto riguarda Lotti, anzi no, c'è anche questo, che è un tipo gloss tutto sparkles, figo anche questo, dopo li vediamo. Però volevo prima farvi vedere Lotti perché ha fatto questi prodotti che praticamente non sono effettivamente dei rossetti perché sono trasparenti, ma a contatto con le labbra prendono un po' colore. Cioè, le labbra prendono un po' colore. E non so quale dei due farvi vedere. Sono molto simili. Vedete, tutte e due arancionini con tantissimi glitter all'interno. Questo non so cosa abbia qua. Vedete come sono simili. I'm blushing e pucker up. Vabbè, provo a metterli nella mano anche se mi macchieranno per vedere la differenza. Colorano subito. Forse questo è un po' più fucsia. Ma ste campane non cambia tanto. Sanno una puzzina che non mi piace per niente. Forse è il pack, non lo so. Però io amo questi rossettini idratanti con appunto questo effetto ravvivante. Bene, avevo finito la memoria. Comunque questo è l'effetto del rossettino appunto trasparentino. Rilascia sia alcuni anche glitterini qua e là. Secondo me questo è perfetto per chi vuole qualcosa di veloce da applicare così senza pensarci. E vi mostro anche gli altri colori di Wycon, così li vediamo un po' tutti. Allora, questo è 02 Chill Rose ed è un nude molto chiaro, molto cremoso, scivola che è una meraviglia. Su di me non durano particolarmente questi colori, con una matita ancora, però se siete chiare può fare il caso vostro. Guarda, con questi due occhi diversi, senza sopracciglia. Mi faccio le sopracciglia magari prima di continuare o boh. Ok, direi già molto meglio. Questo quindi è il colore del rossetto. Andiamo invece a provarlo 02. Molto più freddo, bello questo. Molto liquido. Era tanto che non utilizzavo un rossetto liquido così liquido. In 02 si applica. Questo mi piace molto 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 di più. Aspettiamo che si asciughi. Ok, direi che possiamo applicare quindi l'ultimo prodotto. Si è un po' asciugato, rimane comunque appiccicoso. Però rispetto a prima è molto meno liquido, quindi andiamo subito a vedere com'è lui. Il colore mi piace. Con questo grigio, secondo me, è un eyeliner delle ciglia finte, starebbe benissimo. Non pensavo fosse così viola. Cioè, a vederlo così, io pensavo fosse tipo un gloss trasparente con tanti glitter. Invece, dà proprio questo effetto super viola metallizzato. Cioè, non so in che occasione lo utilizzerei, perché sapete che io uso quasi sempre i nude, però è veramente figo. Quindi niente, questi erano i prodotti da provare. Ora, per dire i miei pareri finali sarebbe un po' presto perché è la prima volta che li provo. Certo, potrei dirvi le cose che magari continuerei a utilizzare perché ovviamente avendo tanti trucchi spesso ne accantono molti, però di queste due collezioni sicuramente mi è piaciuto molto l'illuminante. Dove è finito? Eccolo qua. Di Lotti London. Se non avete problemi di grana eccessiva, secondo me potete tranquillamente comprarlo perché è molto luminoso e non costa tanto. Questi qua secondo me sono passabili, non ne sento la necessità anche perché sono molto tranquilli, non sono super pigmentati, hanno pochi glitter, quindi carini, ma niente di che. I rossetti puzzano troppo per i miei gusti, cioè hanno proprio un odore strano. Mamma mia, di chimico.
non mi piace per niente, un po' di colla, non lo so, cioè l'effetto è bellissimo ma solo per l'odore mi dispiace, non li comprerei. Per quanto riguarda invece i rossetti di Wycon, secondo me tutti e tre sono promossi, nessuno dei tre direi proprio no, non compratelo, però ovviamente dipende un po' dai vostri gusti, io come texture preferisco queste qua in stick, però per quanto riguarda il colore preferisco questo qui, ecco. Per quanto riguarda la palette di Wycon, onestamente io non spenderei soldi per acquistarla per un fattore colori che io non utilizzo tanto. Il celeste non mi è piaciuto, né come si è applicato, né il colore che è uscito fuori, niente di niente. I glitter sono molto molto belli, molto carini. Non l'acquisterei, non mi dice wow. La palettina viso lo stesso, che dire. Forse la riutilizzerei perché in realtà l'illuminante con i glitter rosa mi è piaciuto, quindi se un giorno vorrò applicare un glitter rosa verrei qui anche a prenderlo. Però i blush non mi donano. I blush che utilizzo di solito sono questo qui, già capite che è completamente diverso. Il secondo che utilizzo è questo qui, quindi anche qua completamente diverso. Se però vi piacciono questi toni più rosati e violacei, ovviamente prendetela, cioè non è una cattiva palette, è proprio un fattore. Ma stai fermo, Brachi? Dovreste vedere la sua faccia. Comunque, se vi piacciono questi toni, anche questa ve la consiglio. Il mascara, no, sulle mie ciglia no, però è carino. Cioè, è proprio un mascara, avete presente quei mascara che dici. Normale, non è né super allungante, né super definizione, né super volume, è proprio un mascara normalissimo. E questo ovviamente non l'ho ancora iniziato a provare, quindi non lo so. L'eyeliner è carino, se c'è anche in altri colori io darei un'occhiata agli altri colori perché il viola è un colore che non uso tanto, ma per Natale avere un eyeliner del genere, bellissimo. Mi piace un casino. Bello, 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 questo sì, assolutamente consigliato. Ok, quindi questo era tutto. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Per la gioia di Brachi, ora possiamo andare a giocare insieme. Comunque, vi avviso che inizieranno i Vlogmas, quindi questo è l'ultimo video effettivo così. E penso che poi dai Vlogmas inserirò i video così. Quindi magari nel prossimo video proviamo altre due collezioni natalizie di Kiko e Pupa insieme. Però in formato vlogmas, quindi mi metterò comunque davanti alla telecamera così, però poi vedremo. Vedremo un po' come fare. In realtà non sono ancora sicura, sto chiedendo infatti anche a voi su Instagram perché non ho mai fatto i vlogmas di questo tipo e volevo capire voi cosa preferivate, però ho capito che vorreste anche dei video così. Quindi penso che farò un mix oppure integrerò video del genere sui vlogmas. Ora vediamo, però sappiate che appunto da domani, dopodomani, adesso non mi ricordo i giorni, inizieranno i vlogmas. Vedrai mamma impazzire tra registrare e montare video. Quindi niente, ci vediamo prestissimo con un nuovo Vlogmas. Bye bye! Che bello dirlo.